Bella raga, benvenuti su Far Cry 4. Oggi iniziamo una nuova partita, modalità difficile, offline. Allora, Far Cry 4, dubito qualcuno non lo conosca perché è praticamente impossibile non conoscerlo. Ora inizierà un dialogo, questa puntata sarà più dialoghi che gioco, quindi mi dispiace raga. Prepariamoci a sentire sta cazzo di storia di Ajay che sparge le ceneri della madre. Ecco la neve. Oh, ecco, regà, leggete voi perché io non sono una lettrice, quindi pensateci voi. Dai, però, fratello, io so leggere, cioè non mi serve che rimane così tanto la scritta. Anni. Ho un telefono, regà. Signor Gale, sono Chet Peterson dell'ambasciata statunitense di Patna. La chiamo riguardo alla sua richiesta di un visto turistico per l'India con estensione di passaggio in Kirat. Possiamo accettare solo la sua cittadinanza americana perché non abbiamo registri ufficiali della sua cittadinanza Kirati. Inoltre, per legge, le devo sconsigliare di visitare il Kirat. Non abbiamo una presenza diplomatica ufficiale in Kirat a causa dei disordini creati dalla rivoluzione del Sentiero d'Oro. Riguardo la sua intenzione di portare con lei resti cremati di Ishwari Gale, dovrà presentare il passaporto della Una decennio. scimmia! Ehi, passaporto. Che vuoi? Ah, questo vuole, daglielo. Questo mi sa di infame che è. I soldi. Mi hai dato i soldi? Respira. Fai parlare me. Perché gli ha messo i soldi nel portafogli? Vanno fermato. Gli ha dato una pizza in testa la scimmia. No, signor, bah. Non si fanno così con gli animali, cazzo. Perché quello c'ha una piuma a mano, un bastone Che con una piuma? succede? Che succede? Ma che sta a fa'? Perché stanno a venire tutti, regà? Oddio. Fratelli, mi sa ci stanno pure i miei documenti, non li butta per terra. Questi scappano, no, regà! Che infami! Ve lo meritate! Oddio! 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 Che succede, regà? No, no! Vai giù! Io l'ho visto che qualcosa. Oddio, la scimmia! Ma che cazzo? Oddio, regà! Regà, io non capisco la vostra lingua, statevi calmi. Questo l'ho capito. Frate, metti la faccia a terra. Quello, guarda quanto è bravo quello, ha messo la faccia a terra, perché non lo puoi fare pure tu? Chi è questo? Che c'è, frate? Che hai fatto? È per la scimmia, vabbè, perché hanno sparato alla Sono scimmia. sicuro di aver detto fermate il bus. Sì, fermate il bus. Non sparate al bus. Ci tengo molto alle scelte lessicali. Fermate. Sparate. La prossima volta spara a sto Fermate. cazzo. Sparate. E tu che hai A te fatto? sembrano parole uguali? No. Abbiamo perso il controllo. No, che cosa hai detto, scusa? Abbiamo sbagliato. Perso il controllo. Odio quando si perde il controllo. Oh! Avevi un compito solo e hai fatto questa cazzata! Vedi, fratello, fa il coglione. Mi sono pure sporcato le scarpe. No, le scarpe no, frate. Le scarpe forse. Ma guarda il lato positivo. Qualcosa di buono l'hai fatto. Alzati, bello. Sì, mi alzo, tranquillo.
Riconoscerei ovunque quegli occhi. Oddio, sto sangue in faccia. Ecco, magari tu lo tieni per te. Tanto non doveva succedere tutto. Eh beh, immaginavo. Ci manca, frate. Festa. Che vi aspetta? Mi sono perso il tuo nome. E questo chi è? Non lo so. È un tuo amico? No, se ti interessa, no. Un tipo silenzioso, mi piace. Io neanche lo conosco. Ah, peccato. Una situazione brutta, imbarazzante. Sembrava una passeggiata, ma... Oddio, regà, perché il sacchetto? Scimmie, quelle... si tirano la merda addosso. Tu ne hai appena fatto ammazzare una di scimmia. Un secondo solo, voglio scattare una foto, una bella inquadratura, ecco. Oddio, il tipo, quello che siamo noi, sta proprio stranito. Non ti preoccupare, ragazzo. Presto sarà acqua passata e partiremo per la nostra avventura. Perché io ho annullato gli impegni per te. Tu e io. Ce la spasseremo alla grande! Oddio. Ma che cos'è? Sono iniziate le vacanze, questa canzone, regà. Possiamo iniziare le nostre bellissime vacanze. Che c'hai, frate? I miei complimenti a Ashley quando torni a casa. Ma ti dirò, Paul, il tuo piccolo angolo di chirate è a dir poco bellissimo. Mi aspettavo più catene e lamenti, ma... conoscendoti, da qualche parte ci sarà un luogo buio dove i segreti scorrono come il sangue. Quel sorrisino ti tradisce ancora, De Blair. Forza, gli togli quel sacco dalla testa. Finalmente, regà. Dunque, mi dispiace. Oddio, le scimmie morte pure qua, no. Io avevo in mente questo. Su, facciamo le presentazioni. A Jai Gall, l'ospite d'onore. Paul, il padrone di casa. L'amico di Ajay, che non riconosco proprio. E poi ci sono io, Pagan Min. Tu non ti ricordi proprio di me? No. Tua madre non ti ha detto mai niente di me, niente di niente? Nel video di prima, no. Beh, rimettiamo subito. Paul, voglio i soldi. Quanti te ne servono? Tutti. Grazie. Pochi, so, frate. Ok, vedi questa? Sei te. Sei tu. Sono io. Un po' tardi, l'hai capito, frate? Non mi riconosco più ormai. Tua madre. Tua madre, sì. Lei mi conosceva come nessun altro al mondo, sai. Che schifo, mamma mia. Quanti ricordi. L'ultima volta che ho visto Ishvari era più... di 10 anni fa. Mi disse che mi amava. Le donne lo fanno, ti dicono che ti amano e te lo dicono per davvero, ma gli uomini... noi amiamo solo col senno di poi, quando si è accumulata troppa distanza. Dunque, quando ti ha preso in spalla ed è scappata negli Stati Uniti, io mi sono... sentito responsabile. De che? Poi ho capito... che non avevo colpa, no. Era colpa del sentiero. Quei cazzo di terroristi rovinano tutto. Insomma, non ti hanno mai detto che non si usa il telefono a tavola. Fammi Oddio. Vedere. Dammi quel telefono. Ora non li controlliamo più, i telefoni. Sono qui con Ajay Gall. Questa è bella. Aiuto. Aiuto. No, frate, pure te, però. Così. Non si chiede aiuto via messaggio. Ci lavoriamo insieme e ti insegniamo come si urla per chiedere aiuto. Avanti, chiedi aiuto. Chiedi aiuto. Aiuto. Mo lo buttate sotto. Patetico. Chiedi aiuto. Aiuto. Avanti più forte. Aiuto. Aiuto. Usa il diaframma. Aiuto. Aiuto. Ok, raga, sta scena è inutile. Ora senti. Sì, sento. Nulla. I tuoi amici non verranno per te. Ok. Scopri quello che sai. I terroristi, vero? Dunque, ti prego, resta qui, goditi One Ton.
Non ti muovere, io torno subito. Ok, ciao frate. Dobbiamo parlare. E invece ora ci fa muovere. Andiamo, mamma. Non scordiamoci mai la mamma in giro, che poi questo se la mangia di nuovo. Oddio, ste scimmie, regà, non si può fare, ste scimmie qua, che è un'altra scimmia questa, no? Salviamo anche le scimmie. No, sono già morte, che cazzo te salvi? Ah, dobbiamo esplorare la casa. È bella. Lì giù c'è una cassa. Andiamo, andiamo. Ma non possiamo correre, ma che cazzo di merda è? Un'altra cassa. No, così si apre, ho saltato invece che aprire. E dove si scende giù? Oddio. Che cazzo è? Che è sta roba, infatti? Ah no, tu stai a dire per le grida, frate? Non lo so che cazzo è. Comunque, noi per ora ci fermiamo qui. È stato corto, ma saranno tutti corti apposta per non annoiarvi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, condividete, mettete like, fate tutto quello che potete fare per raggiungere più persone possibili. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!